Sono sopravvissuti all'inferno del viaggio dalle coste africane all'Italia grazie all'intervento di una nave della Marina Militare italiana allertata da un elicottero che aveva avvistato il natante 80 miglia a sud di Lampedusa. Due notti fa è terminata l'odissea di 562 persone giunte nel porto di Napoli, di cui 200 stipate nella stiva allagata da idrocarburi in un caldo insopportabile sul natante che li trasportava in questo viaggio della speranza. Sono state tratte in salvo dai marinai della comandante Foscari, da cui sono partite due imbarcazioni con a bordo di salvagente e il personale impegnato nelle missioni di pace. Gli immigrati provengono da diversi paesi del Nord Africa, ma anche da Palestina, Siria e Bangladesh. Sono stati trasferiti a bordo della nave della Marina Militare italiana. Avrebbero trascorso almeno due giorni in mare ed erano in stato di disidratazione, il racconto del capitano Luigi Ceppodomo. 300 erano in coperta, poi più di 200 invece, cosa che è rimasta un po' impressa anche a me, erano all'interno del vano motore. Quindi più di 200. Quindi noi praticamente da fuori, sia l'elicottero che noi, non riuscivamo a vederli quelli che erano dentro, erano chiusi dentro e queste persone erano in condizioni ambientali pessime, perché avevano, oltre che il caldo, c'era il vano motore era completamente allagato e era pieno di idrocarburi. E questo di fatto l'abbiamo preso, diciamo, per i capelli, perché l'abbiamo scoperto solamente quando i nostri uomini, iniziando il salvataggio, hanno cominciato a sbarcare i primi e alcuni sono cominciati a uscire dal vano motore. Ad accogliere i migranti nel porto di Napoli anche il prefetto Gerarda Maria Pantalone. 110 resteranno in Campania, poi gli altri andranno in Piemonte, in Friuli, in Abruzzo, Trento, Bolzano e ci siamo. Quante donne e quanti bambini sono a bordo? Allora, ieri ci avevano detto 25 bambini di età inferiore ai 10 anni, tutti accompagnati per fortuna.